perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ecco, io ve l'ho predetto, dice il nostro Signore Salvatore Gesù Cristo. Matteo 24, verso 24 e 25. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, noi siamo negli ultimi tempi, negli ultimi giorni, giorni di confusione, giorni di apostasia, come l'apostolo Paolo, ispirato da Dio, scrisse a Timoteo. Verranno i tempi, verranno i giorni in cui non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno falsi maestri secondo le loro concupiscenze. Sono tempi d'inganno, tempi nei quali molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. La Bibbia dice nella prima lettera di Giovanni, capitolo 4, verso 1: carissimi, non credete ad ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono usciti fuori nel mondo. È scritto che negli ultimi tempi molti apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori, spiriti ingannatori e a dottrine di demoni, e si allontaneranno dalla retta via. Sono uomini carnali che non hanno alcun timore di Dio, beffardi, schernitori, che con le loro false e deleterie dottrine ingannano molti, ingannano i semplici. Guardate queste immagini che viene dal cosiddetto movimento dei G12. Loro hanno inventato questa dottrina che praticano nei loro incontri, dove fanno scrivere ai loro seguaci i loro peccati del passato in un foglietto. Loro dicono: devi scrivere tutti i tuoi peccati in un foglio, ricordati quando eri piccolo, torna indietro quando eri un bambino e ricordati di tutti i tuoi peccati e scrivili, perché poi metteremo i fogli sulla croce e li bruceremo e così sarai libero dai tuoi peccati. Ma cari, queste pratiche non hanno alcun fondamento biblico, ma sono legate a pratiche e a riti dell'occultismo, del satanismo, della stregoneria, della magia. Sono pseudo predicatori, pseudo evangelisti, pseudo pastori che predicano un altro Vangelo. Ma l'apostolo Pietro, alleluia, ci avvertì riguardo a queste cose. Seconda Pietro, capitolo 2, verso 2: molti seguiranno le loro deleterie dottrine e per causa loro la via della verità sarà diffamata. Cari nel Signore, non facciamoci ingannare, perché soltanto il sangue di Gesù Cristo può togliere i nostri peccati. Ma questi falsi ministri, questi falsi dottori, hanno preso la pietà come fonte di guadagno. Sono uomini che amano il denaro, la fama. Guardate questo Benin
gli oggetti legati allo spiritismo, all'occultismo che ha dietro di sé. Guardate gli oggetti, guardate come sotto l'impulso di poteri magici, di poteri che non vengono da Dio, adescano le persone, le ipnotizzano, le seducono, le ammaliano. Ma Gesù Cristo disse che nessuno vi seduca, guardate di non essere sedotti da alcuno. Uomini che non hanno alcun scrupolo, uomini che sono delle macchie nelle nostre agapi, come dice la scrittura, amanti della fama, del successo, del materialismo, uomini che hanno la loro coscienza corrotta, macchiata dal peccato, che hanno gli occhi pieni di adulterio. È scritto ancora nella parola di Dio: tali falsi apostoli infatti sono degli operai fraudolenti che si trasformano in apostoli di Cristo, e non è da meravigliarsi, perché Satana stesso si trasforma in angelo di luce. Non è dunque gran cosa se anche i suoi ministri si trasformano in ministri di giustizia, la cui fine sarà secondo le loro opere. Seconda Corinzi capitolo 11 verso 13 al 15. Guardate qui, questi falsi ministri portano le persone a delle credenze fasulle, come questa immagine che vediamo, che loro portano chili e chili di sale e poi fanno dei riti col sale, pregano sul sale dicendo che il sale ha un effetto di proteggere dal male, e prendono la parola e la travisano e la modificano a modo loro, come questi che vendono il cosiddetto olio di Gerusalemme, l'olio sacro, o i vestiti particolari, i mantelli di Gerusalemme, e fanno pagare centinaia di dollari alle persone nelle loro menzogne, nei loro inganni. Sono nemici della croce di Cristo, come questi cosiddetti ministri, falsi ministri, uomini carnali, impostori, commercianti della fede, che dicono che se tu preghi con un bicchiere pieno d'acqua davanti ai loro programmi, quell'acqua sarà benedetta, quell'acqua avrà un potere di guarire, di liberare dai mali. Ma sono pratiche, fratelli e sorelle, dalle quali la vera Chiesa deve fuggire, perché sono opere magiche, sono menzogne del nemico e di uomini che senza scrupoli si infiltrano in mezzo al popolo di Dio per sedurre, per ingannare. Allontanatevi da costoro. Guardate qui, loro fanno enfasi sull'acqua del fiume Giordano e poi vendono, tra virgolette, le loro bottiglie con l'acqua benedetta, con l'acqua santa, e hanno il coraggio di adoperare, di usare la parola a modo loro, dicendo che Gesù ci dà l'acqua della vita. È vero che Gesù ci dà l'acqua della vita. Lui ha detto: chi ha sete venga a me e beva. Ma lui parlava di un'acqua spirituale, l'acqua della parola che ci santifica, che ci purifica, l'acqua che è figura dello Spirito Santo. Ma Gesù parlava in senso spirituale. Ma questi falsi ministri, amanti del denaro, carnali, uomini pieni di vanità, di concupiscenze, loro usano e adoperano le parole del nostro Signore Gesù Cristo, modificando il significato per ingannare i deboli, per ingannare gli ingenui. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, dice il Signore.
guardate cosa fanno questi falsi ministri della cosiddetta Chiesa Universale del Regno di Dio, che in Italia si chiama Comunità dello Spirito Santo. Fuggite da loro. Nós estamos aqui no Templo de Salomão e há uma fonte. Essa fonte, esta água que o pastor Bruno está agora mesmo pegando, ela vem debaixo do templo. É uma fonte, foram muitos metros de profundidade, foram cavadas essa fonte, e essa água é natural, é daqui mesmo e pode ser consumida. E nós, Bruno, vamos levar esta água, símbolo do Espírito Santo, para Portugal, para a Europa, e nós vamos fazer uso desta água aos domingos. O Espírito Santo é simbolizado pela água. O Senhor Jesus disse: aquele que tem sede, que venha a mim e beba. E não são poucas as pessoas que têm sede de saúde, sede de uma família unida, sede de uma vida sentimental realizada, sede de uma vida econômica bem-sucedida, sede de paz, de equilíbrio emocional, sede de libertação. Pessoas que foram vítimas de praga, maldição, bruxedo, pessoas que estão a sofrer como sofreram seus antepassados, e essa pessoa se perguntava: meu Deus, o que eu posso fazer? Aonde eu posso ir? Ela tem que ir ao centro de ajuda neste domingo, às 9 horas da manhã. Às 9h30 nós iniciaremos esse encontro de poder e milagres, mas ela deve chegar às 9 da manhã para receber um pouco desta água em uma garrafa que ela mesmo deve levar. Vá ao centro de ajuda mais próximo de si e faça uso devido desta água. Não esqueça de levar uma garrafinha com água como esta, porque certamente Deus lhe abençoará e muito. Tutto ciò è antibiblico, cari nel Signore. Questi falsi ministri, falsi predicatori, impostori della fede, loro prendono la parola e la travisano, loro la interpretano a modo loro. Non date retta a queste dottrine di demoni, a questi inganni spirituali, come abbiamo visto questi cosiddetti predicatori dal Brasile, dove hanno costruito un tempio di Salomone, tra virgolette, e hanno speso milioni e milioni di dollari coi soldi del popolo, che spesse volte non ha quasi da mangiare. Chiesa di Cristo, apri i tuoi occhi, abbi discernimento, fuggi da questi falsi profeti, fuggi e non dare spazio a queste sette, a queste false dottrine. Seconda Pietro capitolo 2 verso 1 dice: ora vi furono anche dei falsi profeti fra il popolo, come pure vi saranno fra voi dei falsi dottori che introdurranno di nascosto eresie di perdizione, e rinnegando il Signore che li ha comprati si attireranno addosso una subitanea distruzione, e molti seguiranno le loro deleterie dottrine, e per causa loro la via della verità sarà diffamata, e nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole bugiarde, ma la loro condanna è da molto tempo all'opera e la loro rovina non si farà attendere. Cari nel Signore, è tempo di vegliare, di esercitare il discernimento, come dice Galati capitolo 1 dal verso 8 in avanti. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia maledetto. Come abbiamo già detto prima, ora lo dico di nuovo: se qualcuno vi predica un evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Ed è scritto ancora nella lettera dell'apostolo Giuda al verso 11:
guai a loro, perché si sono incamminati per la via di Caino e per lucro si sono buttati nella perversione di Balaam e sono periti nella ribellione di Core. Fuggite da questi falsi ministri, impostori, commercianti della fede, che hanno preso la pietà come fonte di guadagno. Chiesa di Cristo, rimani salda nella parola del Signore, nella sana dottrina, nella verità, nella parola che ti guida verso il ravvedimento, verso la santificazione, verso l'ubbidienza, verso il timore di Dio, verso il regno dei cieli. Alleluia, allontanati da quei falsi profeti, da quei falsi apostoli, da tutti quelli pseudo predicatori della prosperità. Allontanati da quei lupi rapaci e rimani fermo, rimani salda, alleluia, nella fede che è stata data una volta per sempre ai santi del Signore. Gesù Cristo disse: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. Cari fratelli e sorelle, la roccia eterna, il fondamento eterno, stabile, incommovibile, è la parola del nostro Dio, la parola ispirata dallo Spirito Santo che oggi abbiamo a disposizione nelle sacre scritture, nella Bibbia. Esaminate ogni cosa, dice la scrittura. Alleluia, non crediate a qualsiasi spirito, a qualsiasi uomo, a qualsiasi predicatore, ma provate gli spiriti, esaminate gli spiriti alla luce della parola di Dio. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen.